Il primo talk di oggi, del primo Lightning Talk, lo speaker è Dennis Plötner, che è attivo su WordPress.org dal 2010, quindi ha una piccola esperienza con WordPress. C'è un suo plugin dal 2012 su WordPress.org per gestire i multisite di WordPress come se fossero dei siti multilingua. E oggi ci parlerà di praticamente la transizione dai multisite ai multinetwork, che è un argomento a cui tiene molto, quindi facciamo un bel applauso a Dennis. Grazie. Allora, un po' di tempo fa mi sono incuriosito perché ho sentito dei multi-network. E quindi ho fatto un po' di ricerca esplorativa, cercando un po' di capire come si può usare un feature di questo tipo. E, però, magari prima che comincio con i multi-networks, parliamo un attimo di multi-site, perché magari qualcuno potrebbe essere anche, potrebbe non sapere che cos'è un multi-site. E quindi un multi-site è già per sé interessante perché una installazione può essere il container per tanti siti. Là ci siamo. E, abbiamo anche diversi livelli, come possiamo accedere ai siti, ci sono gli admin per i siti, ci sono gli admin per questo network che si crea e per sé diciamo, una cosa molto interessante perché comunque c'è già meno overhead di manutenzione, eccetera. Ci sono due tipi di multisite. Abbiamo la possibilità di già creare un multisite con vari sottodomini o con le sottocartelle. C'è sempre il Google Assistant. E questa è una decisione che comunque la possiamo trovare prima di installare il multisite. E poi pensiamo ai gusti magari che ci sono o alle necessità, si decide per una o l'altra. C'è una. In questa fase, quando si decide, c'è già un problema che ti devi comunque chiedere se fai questa installazione e magari c'è una vecchia installazione, c'è il problema che WordPress non ti permette di fare una installazione con i sottodirectory se ti piacciono questi. Io penso che comunque, in ogni caso, l'una o l'altra è un caso di uso per l'installazione multilingua. No? Se tu vedi i sottodomini, che è una cosa che già viene gestita abbastanza bene, puoi creare i sottodomini che possono rispondere a una lingua, ma anche le cartelle, e WordPress ha già tutto a bordo, che tu puoi cambiare la lingua per ogni sottosito e gestire molto bene questo tipo di installazione. E anche che prima della 4.5, adesso siamo alla 6.3 praticamente, o 6.2, e si doveva installare un plugin per la gestione dei sottodomini, ma questa cosa non ci serve più praticamente, che abbiamo un feature nativo. E il problema che dovevo affrontare io che ai clienti questo tipo di installazione non piace tanto, lo tendono alle sottocartelle. Quindi col multisite poi a un certo punto non posso più gestire tanti clienti in una installazione, devo creare ad hoc vari multisite con le sottocartelle. E questo diventa un po' a un certo punto un problema perché ho una marea di multisite. Le devo tutte gestire e sono in una situazione come prima, quando avevo le single install, e ho l'overhead e probabilmente anche il costo di tutto ciò. Pensiamo a sì, installazioni di oggi sul cloud, Kubernetes con vari pod, ho una cosa che non può scalare con 200 siti magari, che hanno 5 pod, ci sarà un costo assurdo a un certo punto. Quindi, a questo punto ci siamo chiesti che,
Allora, un network, quindi creare la stessa situazione come prima in una installazione ancora possibile, è possibile, però vediamo come dobbiamo fare questa cosa. Prima dobbiamo capire che WordPress ha già questa cosa a bordo, non è una cosa che dobbiamo forzare e reinventare. Se guardiamo una tabella che è la WP Blocks, che viene creata quando facciamo il setup di un multisite, c'è questa tabella che ha un block ID e un site ID. I nomi sono un po' storicamente un po' strani, perché comunque il block ID sarebbe il sito, il site ID e il network. E quando noi guardiamo, dopo che abbiamo creato vari siti, guardiamo questa tabella, vediamo che il site ID cambia mai, è sempre lo stesso, uno spesso. Però vediamo che c'è una cosa che ci può aiutare a raggiungere questo obiettivo. Però non è un magic spell che ci serve, ma un plugin che possiamo installare, che sarebbe WP Multinetwork, che è molto interessante, che direi anche di dovete provare a fare una installazione di questo tipo. Il plugin ha ancora pochissime installazioni, tipo 100 più qualcosa, però è scritto da persone che sono abbastanza si note nella community, Felix Hans, Ryan McHugh, eccetera, che comunque c'è qualità, diciamo così, no? Una volta installato questo plugin, abbiamo automaticamente una nuova dashboard che è My Networks, o con la traduzione che dipende un po' dal vostro setup. Come si può vedere qua, che questo sono i miei siti. C'ho un network per i siti tecnici, un altro per un po' di cose fitness, una cosa per la documentazione del multisite language switcher. E se entriamo in una di questi network, vediamo un'altra view, si chiama Edit Network. E là si vede già un po' quanto è potente questo plugin, che possiamo creare altri siti nel nostro network, li possiamo spostare da un network a un altro, che è molto interessante. La cosa sorprendente, a un certo momento, quando tu entri nella view del My Sites, che vedi normalmente nel multisite, tu vedi solo i siti di questa rete, non gli altri. Hai comunque sempre accesso sopra nel bar, quando vai sopra col mouse, c'è tutti i siti che sono i tuoi, ma hai questa visuale un po' separata. Quello che è anche interessante, se quando fai un'attivazione di un plugin nella rete, è proprio quella la rete, non negli altri reti. Questo è un terzo livello di come attivare plugin e avere magari tutti i plugin installati, ma a vari livelli attivati. Quello trovo molto interessante. Un particolare di tutto questo è che ogni sito, abbiamo visto prima nella tabella di WP Blocks, che questa colonna block ID è unica, quindi i numeri vanno avanti. Anche se tu domani decidi che non vuoi più avere questo plugin per le reti, potresti tornare a un multisite, anche se magari con qualche configurazione avresti problemi, però in grande linea è sempre compatibile con il mondo WordPress, che vuol dire anche i plugin che lavorano bene con i multisite possono sempre funzionare bene. Allora, ho parlato prima del domain mapping, e magari qualcuno di voi, se usa sempre il domain mapper, che qualcuno fa, anche se teoricamente già c'era un paio di anni, release non è più compatibile, dice almeno, però fa il suo lavoro per tanti. Io il traffico o la configurazione di tutto ciò, io lo metto in Cloudflare, per esempio. Io là decido quale subpost fa un redirect su un altro, quale traffico viene mandato a un altro dominio, o forzare anche l'HTTPS, eccetera, eccetera. Che queste sono cose che per me succedono a livello DNS, non più nel sito WordPress, perché il traffico che arriva al sito
deve essere per questo dominio, per me. Quindi vedo anche non più un utilizzo per domain map. E là ci siamo alla fine. Grazie Dennis. Dovrebbe funzionare che, perché sicuramente non ho detto tutto quello che ho scritto, sì. C'è l'articolo su tutto ciò con un paio di slide o con le grafiche che ho messo dentro in quella presentazione. Ok. Bene. Sul multinetwork si può fare su domini diversi. Sì, sì. Ok. Perché torniamo un attimo indietro a questo. Tu vedi che questi sono già domini. Praticamente ogni network ha il suo dominio. No? E quando tu entri, tu vedi che il sito primario in questo network può avere slash o una qualsiasi cartella. E tutti gli altri possono avere poi, almeno nel setup come l'ho fatto io, avere le sottocartelle. Là vedevo un po' il senso. Potresti andare avanti con i sottodomini e creare vari network, però non vedo proprio quanto è utile questa cosa. Però, visto che possiamo anche creare network admin, che hanno magari accesso a un subset di domini, perché no? Potrebbe essere anche una cosa interessante per un puro domain setup. Se avete altre domande, comunque lo trovate in giro, potete fargliele fuori, che adesso siamo abbastanza compatti con i tempi. Ok. Grazie, Dennis.